Nuovo lavoro di Mara Sattei con il featuring di Giorgia, si chiama Parentesi su Radio Z. Diamo il benvenuto in collegamento Zoom a Mara Sattei. Eccola. Ciao qua. Mara. Ciao, ciao a tutti, finalmente con noi. Benvenuta, buon pomeriggio. Come stai? Bene, bene, grazie. Bene. Sono qui a Milano nel freddo. Nella tua casetta, giusto? Sì, sì. Che bella, elegante, complimenti. Sei anche in tinta con le mura, hai il maglioncino. Esatto. Potremmo dire... Me ne sono accorta dopo. Sì, stai potremmo bene. Potremmo dire bene. Benvenuti nella mia cucina, perché dietro di te c'è una cucina a vista, giusto? Bello, Mara. Sì. Esatto, benvenuti. Ma tu cucini anche, Mara, ti piace? Sì, diciamo che mi piace, non sempre, dipende dai momenti. Allora, facciamo questo gioco, cerchiamo di capire in una settimana, quanto sinceramente, sì, quante volte ordini e quante volte cucini. Sono più le volte che ordino, devo dire la verità. Sì, ecco, vedi. Però se dovessi fare qualcosa, qual è il piatto che ti viene meglio? Il piatto che mi viene meglio, la pasta, diciamo, pasta in vari classe. Modi. Okay. Esatto. Va bene, va bene. Il tuo universo è la pasta. Il tuo universo è la pasta. Però la pizza. Non c'è nell'album una canzone che parla di cucina, o sbaglio? Io l'ho ascoltato, ma non ho sentito cose stile clerici, programmi di cucina, no? No, recupereremo. No. Allora, a parte gli scherzi, è uscito il tuo primo album, si chiama Universo, con tante collaborazioni, una l'abbiamo appena sentita, quella di Giorgia, poi c'è Gazzelle, che avevi, con cui avevi già collaborato in Tutte cose, poi c'è Tedua, poi c'è Car Brave. Senti, partirai proprio da Giorgia, come è nata in realtà, come l'hai contattata? Allora, io e lei... Vabbè. Sono cresciuta con la sua musica, quindi la seguo da sempre, mia mamma è una sua fan sfegatata e mi ha portato a vari concerti, quindi sono proprio cresciuta con lei. Quando è nato questo brano, Parentesi, è nato al piano, in una giornata così un po', diciamo, malinconica, e ho subito immaginato Roma d'inverno, quando l'ho scritto, e la prima persona che mi è venuta in mente è stata Giorgia. Vedi. Quindi ci siamo messi in contatto su Instagram, abbiamo parlato, io comunque ovviamente le ho detto che sono cresciuta con lei, le ho fatto ascoltare il brano e lei è rimasta subito entusiasta e abbiamo condiviso questo brano e per me è stato un grande onore. Poi che Giorgia è molto vicina alle nuove generazioni, immagino, sì, sì, io, ma lo sappiamo anche, lo vediamo anche dai social, sì, quindi sì, è bello che sia nata questa collabo. E parlavamo di collaborazioni, troviamo anche lui, Tedua, Mara Sattei, Blu Intenso su Radio Z in Collettivo Z. Dal primo album Universo di Mara Sattei qui su Radio Z nel nostro Collettivo Z di lunedì insieme a Mara. Allora, tornando alla collaborazione con Giorgia, ci dicevi della tua passione innata per lei, di quella della famiglia, insomma, della mamma, e poi in realtà il significato che c'è dietro Parentesi, perché come giustamente tu dici, sono quelle parentesi che ognuno di noi ha nella vita, immersi nella quotidianità, in un sacco di pensieri che ci facciamo tutti i giorni. Ci sono però quelle parentesi che poi ognuno di noi ricorda, e questo è il significato, no? Sì, esatto, diciamo sono anche quei capitoli che fanno parte della nostra vita, che a volte apriamo, poi chiudiamo, quindi dipende poi dalla nostra scelta. Certo. Ci fai un esempio, se hai voglia, di un capitolo che hai aperto e chiuso? Cioè potrebbe essere questo disco, comunque hai aperto questo capitolo 3 anni fa, l'hai chiuso adesso, quello può essere come idea? Sì, esatto, sono delle parentesi appunto che ci accompagnano, anche delle scelte che noi facciamo, per esempio anche il mio trasferimento a Milano, io vengo da Fiumicino per esempio, mi sono trasferita qui da 2 anni e mezzo quasi. È stato traumatico? Quindi sono parti che... No, in realtà no, perché vabbè, ho già vissuto a Londra, quindi è la grande città, ero già abituata, però sono molto contenta. Sì, sì. Eh sì, sono parentesi, no? Che poi ci stanno nella vita di ognuno di noi e che poi la determinano, no? Insomma, danno il via, la strada alla vita stessa. La scandiscono anche. Esatto. Tra l'altro poi tu, a proposito di universo, hai detto che in realtà noi mostriamo solo una piccola parte di ciò che siamo. Sì, esatto. Ti appartiene tanto questa situazione, questa frase? Sì, perché tendenzialmente, diciamo, la musica è il mio canale di espressione maggiore, perché riesco tramite la musica a far vedere anche parti di me che magari a parole non riesco a descrivere. E quindi per questo motivo, diciamo, tramite questo disco ho voluto far vedere tante cose che mi rappresentano, che fanno parte del mio mondo, del mio universo, appunto, l'ho chiamato in questo modo proprio per questo.
Beh, ma allora se dovessi descrivere in tre parole questo universo e questo disco, secondo me una è malinconia, e l'abbiamo ritrovata anche nella canzone con Giorgio, ce lo dicevi prima. Le altre due invece quali potrebbero essere? Sperimentazione sicuramente, perché c'è stata tanta ricerca. Sì. E passione, perché comunque io e mio fratello abbiamo dedicato proprio tanto tempo alla cura di ogni dettaglio, in ogni cosa, cioè veramente abbiamo aperto progetti richiusi. Quindi, allora aspetta un po' che mi piace questo tema, lo voglio approfondire tra poco. Intanto Shot Mara Sattei qui su Radio Z. Senti, noi siamo incantati da questo stile che hai, Mara, che è naturalmente appunto nato, credo, grazie alla collaborazione di Da Supreme, tuo fratello, no? Cioè, anche questa capacità di cantare in questo modo, apri, chiudi, io adesso da ignorante non so esattamente come si chiama, se ha un termine, però è nuova nel panorama musicale, sei d'accordo, Mara? Sì, no, diciamo che ci piace entrambi giocare con le parole, okay, o comunque fare, trovare anche un, a livello musicale, cioè la voce usarla anche come uno strumento. Infatti, quindi, ma partite dal beat di tuo fratello o partite da un testo tuo? Allora, dipende dalle situazioni, nel senso che a volte parte da una mia idea e lavoriamo insieme, a volte parte da lui, mi presenta qualcosa e la lavoriamo insieme, quindi è uno scambio continuo, okay, di idee, di cose. Ecco, visto che l'hai scritto e l'hai prodotto in 3 anni, è stato un lavorone, una gestazione anche abbastanza lunga, direi. Dove hai perso più tempo, se così vogliamo dire, rispetto alla produzione o rispetto alla scrittura dei testi, e perché? Allora, diciamo, ci tenevamo entrambi che fosse un, oltre che un disco, che comunque prima cosa raccontasse letteralmente un percorso, quindi un percorso lo puoi fare in tanto tempo, chiaro, in realtà, anche per far vedere tutte le tue sfaccettature, poi anche proprio il concept del disco, essendo che si chiama Universo, è proprio perché volevamo presentare più parti di me, quindi tutta la parte musicale è stata curata da Davide, da mio fratello, che appunto ha fatto delle produzioni a mio parere pazzesche, perché ha veramente spaziato in ogni tipo di genere, e tutta la parte lirica invece da me, e quindi anche chiudere dei brani o dei testi, delle seconde strofe, comunque ci è voluto del tempo. Certo, ma è complicato incastrare tutto, capisci? Ho una curiosità, ti ricordi la prima traccia che hai aperto e l'ultima che invece hai chiuso? A distanza di 3 anni, quindi, immagino. Sì, allora, la prima traccia di questo disco, che è Tetris, che è un brano del 2019 che poi ho fatto con Carl, e l'ultima che ho chiuso è stata Tamigi. Ah, Tamigi, che se non sbaglio ha questo sound orientale? Sì, esatto. Anche questa è una sperimentazione di Da Supreme. Sì, Poi, poi lui lavora con tanti, ma per la sorellina ci mette ancora più cuore, è vero, giusto, Mara? È oltre al cuore anche no, la abbiamo pazienza. Fatto un bel lavoro di squadra. 10 sì, secondi, fatto ma è pignolo, è pignolissimo quando deve pulire il suono? Sì, sì, tutte e due siamo così, siamo la stessa impostazione. Lo sentiamo perché il risultato è straordinario. Bravi, quindi bravi. Complimenti, bravi. Chi lavora bene, insomma, grazie. No? È vero, si sente come l'abbiamo sentito tempo fa in questa canzone che si chiama Scusa Mara Sattei. Allora, Mara, parliamo un po' delle collaborazioni, perché Gazzelle l'hai ritrovato dopo tutte cose, e il pezzo è nato dopo, naturalmente, no? Sì, sì, esatto. È un brano che ho scritto circa un anno fa, Stelle. E una volta che stavo comunque chiudendo il disco, stavo pensando alle ultime persone comunque da coinvolgere nel progetto, e Gazzelle per me è stato un grande piacere coinvolgerlo nel mio progetto in questo caso, e che abbiamo un bel rapporto, anche un'affinità artistica. Anche con Carl, immagino. Poi Sì, con Carl, esatto, stessa identica cosa, abbiamo lavorato a Spigoli. E Tetris poi è nata più o meno nello stesso periodo di Spigoli. Tetris però ci abbiamo lavorato bene quest'anno, abbiamo fatto tutta la parte strumentale con mio fratello, appunto abbiamo messo anche strumenti veri come gli archi, la tromba, tutte le varie cose, quindi abbiamo aggiunto dopo. Poi c'è stato, vabbè, Giorgia, che appunto, come ti dicevo, è stato un grande onore averla, una voce pazzesca, incredibile. E poi Tedua è la prima volta con la quale collaboro con Mario, esatto, con cui collaboro, e sono sempre stata molto fan di Tedua, della sua scrittura, e quando ho accettato di fare questo brano sono stata molto contenta. E infine Zero Rischi nel Love con mio fratello, che è stato il brano
più pazzo, però ci siamo divertiti tantissimo a farlo. Ci sta, è un universo pieno di suoni anche da questo punto di vista. Noi, conoscendo Car Brave e quindi Carlo Coraggio, lui è molto attento, essendo anche diplomato in SAE, e nasce prima di tutto come produttore, come tecnico audio e poi come scrittore barra cantautore. Io mi immagino... Si è scornato con Da Supreme, a botte si sono pigliati. No, tra te, tuo fratello, Car Brave, di fronte alla session, di fronte al PC, che cosa... Cioè, è successo qualcosa di particolare oppure è andato tutto bene? No, è andato tutto bene. Sì, diciamo che la parte strumentale anche lui ha dato delle dritte, ci siamo confrontati, lui tiene molto a questa parte anche live, la porta sempre anche nei suoi concerti, quindi anche la tromba, le cose. Abbiamo fatto un lavoro di squadra. Bello. Senti Mara, al volo in 20 secondi, ci è piaciuto il video anche di Parentesi con Giorgia, dove insomma tutte queste luci tolgono ogni muro, ogni barriera, no? Poi due donne insieme, anche un bel messaggio per eliminare qualche pensiero negativo in testa, è un po' questo il senso del video. Sì, è stato bellissimo girare il video con lei, ci siamo divertite tantissimo e appunto volevamo rappresentare come se vivessimo in questo mondo dei ricordi. Portato da tutte le cose che vogliamo togliere e le cose invece che vogliamo tenere. Bello, e... i ragazzi di Younaz hanno curato la regia, invece il bando è stata la supervisione artistica, e parliamo del video. Abbiamo nominato Gazzellino. Eccolo lì! E lo ritroviamo con Tutte cose insieme a Mara Satei qui su Radio Z. E noi ci tenevamo tanto a dirla alla pugliese, com'era Simone? Tutte cose! Scusa tutte Mara, cose. È una cosa nostra alla Simone Zappone. Senti, allora Mara, abbiamo un piccolo game che abbiamo chiamato Mara Supreme. Allora, sei un po', insomma, per restare in famiglia, no? Tra Da Supreme e Mara, adesso ci facciamo insieme un elenco di situazioni, vediamo se ti appartengono o meno. Dai, partiamo dalla prima. Dai. La primissima è: che cosa guardi in televisione e soprattutto se l'accendi, se ti capita? Sì, guardo tendenzialmente Netflix, quindi serie TV. Dai, due consigli. Manifest. Stai guardando Manifest? No, me l'hanno consigliato quindi lo devo vedere. Cosa hai visto ultimamente? Cosa ho visto? Ho visto You, una serie... Sì. No. Non ti cose leggere, in realtà sono cose leggere, vado a momenti. Poi ho visto anche Omicidio East Town, che è un po' più thriller. Mi piacciono queste cose un po'. Sì. Un po' così. Invece con la guida, ma perché, scusa? Come si è messi con la guida, Mara? No, sono molto brava a guidare. Davvero? Cioè, me lo dico da sola, vabbè. Lo dovrebbero dire gli altri. Sei brava, sei rilassata, non sei tesa, non fai come mia mamma. No, sai perché te l'abbiamo chiesto? Perché tu, essendo nata e cresciuta a Fiumicino, quindi anche ambiente Roma, lì guidare non è facile. Guidi anche lo scooter o solo la macchina? Macchina. Solo la macchina. Mi fermo lì. Solo la macchina. Non è un gioco. Sono brava coi parcheggi, però, i parcheggi no. Sembra neopatentato. Dai. Giochi alla PlayStation, Mara? Alla PlayStation, sì. Veramente? Che cosa? Allora, da quando sono piccola in realtà ho sempre giocato un po' a Spyro, questi giochi così, ma anche... In realtà ultimamente gioco più al PC, ogni tanto faccio giochi tipo Apex, mi piacciono questi giochi di guerra. Bellina. Attenzione, noi abbiamo messo adesso Regina dello Swiffer, cioè le pulizie ti appartengono o no? Allora, mi piace essere ordinata e pulita, mi piacciono, però non sono proprio, cioè ho delle persone che mi aiutano, Diciamo, guarda lì che ordine, neanche, cavoli, sembra una pubblicità. Poi, essendo romana, come te la cavi con la carbonara? Bene. Mi piace cucinarla. Bene. Poi c'è anche mangiarla. C'è una frase che abbiamo, una postilla con mammite. Sei una mammona? Sì, dai, mi piace. Cioè, ho un bel rapporto con mia mamma, quindi diciamo faccio molto affidamento su di lei. Quindi se ho un problema, mamma. Ma è importante. L'ultima in 20 secondi. Che rapporto hai con la gelosia? Sì, sono una ragazza gelosa, delle cose a cui tengo, però non sono possessiva, cioè mi piace avere cura delle cose. Quella gelosia e quella sana soprattutto. Esatto. Allora Mara, non scappare, torniamo tra poco con altre domande qui su Radio Z. State con noi. Radio Z, generazione futuro.
Milano, da Supreme e Mara Sattei qui su Radio Z, c'è Mara con noi in collegamento Zoom. Bello questo game nel chiederle fuori onda come dobbiamo correttamente pronunciare questa canzone, perché con tutti i numeri del fratello ci avete messo in crisi. Grazie Mara. Milano, è Milano sicuro, grazie. Allora, ci sono le domande da parte dei fan che ci hanno scritto sul nostro profilo Instagram ufficiale Radio Z Off. Ce n'è una tua fan, Paola, che ti chiede: prima o poi Sanremo, tu come la vedi? Palcoscenico, come lo vivi e ci potrà mai essere? Sicuramente sì. In futuro ci sarà sicuramente. È giusto. Saremo nei programmi. Sì, ok, sì. Ma tu sei nata con quel festival? Sei cresciuta? Oppure è un programma che ti è sempre interessato fino ad un certo punto e ci sta, eh? No, assolutamente. La mia famiglia proprio ha il culto anche di vederlo insieme, quindi siamo cresciuti così. Quindi quest'anno lo guarderai, immagino, visto che siamo lì, manca poco. Sì, assolutamente. Adesso godiamoci Universo, il nuovo album, il primo album di Mara Sattei, poi con calma, no? Sanremo è sempre un percorso che secondo me ci si deve un pochino arrivare con consapevolezza. Sei d'accordo, Mara? Non troppo di fretta. Assolutamente sì, quest'anno era... Comunque è il giusto anno per il mio disco, voglio concentrarmi su questo, sul tour che partirà dal 21 aprile. A proposito, questa era un'altra domanda, dici bene le tappe del tour, Mara? Allora, prendo un attimo il... Non tutte, puoi dirci anche quella la prima. Come vuoi. Esatto, allora noi partiamo il 21 aprile da Milano, Santeria, e faremo Milano, Roma, Bologna, Firenze, saremo anche in provincia di Treviso, poi man mano tutte le date verranno poi aggiornate, aggiunte. Ci saranno ospiti nel tuo tour, ci saranno ospiti? Qualcuno del disco? Si vedrà. Io voglio chiedere a Mara se prima di suonare in Santeria c'è mai stata tra il pubblico, ha visto se mai qualcuno... No, però ho già suonato in Santeria per un evento con Adidas e quindi ho vissuto lì il live, è molto bello. No, è molto bello perché poi è molto intimo secondo me in Santeria, quindi fare anche qualcosa di acustico, poi tu hai una voce straordinaria, vedrai che verrà una figata. Bello. Noi verremo e ti ascolteremo, Mara, e tu torna a trovarci, magari la prossima volta con tuo fratello, la butto piano. Dai, un abbraccio. Ciao, grazie mille. Grazie. Ciao. Bocca al lupo per Universo, il nuovo album di Mara Sattei.